Allora, buongiorno, a ognuno di voi. Cemo Generiamo Salute vi accoglie con grande piacere nel suo spazio di condivisione culturale per una medicina dell'individuo che ha a cuore l'equilibrio di salute di ogni singolo e dell'intero pianeta. Non è mai facilissimo presentare un amico. Ma quando, come in questo caso, i suoi meriti riconosciuti sono riconosciuti da tutti, diventa notevolmente più semplice. Francesco Eugenio Negro è un medico omeopata ed endocrinologo, docente LUIMO e clinico di lunghissima esperienza. Oltre all'insegnamento e alla pratica dell'omeopatia, è stato docente di agopuntura e autore di numerosi libri, tra i quali L'uomo come opera d'arte, Grandi a piccole dosi, Aspettando Ippocrate, Omeopatia in giallo. Ha coordinato l'importante raccolta unica nel suo genere, Bibliografia della medicina omeopatica italiana, e l'ultimo suo scritto che è uscito in questi giorni è Vivere come persona delle edizioni Il Formichiere e potete trovare una recensione sul nostro blog Generiamo Salute. Il 17 giugno 2013, nella ricorrenza della nascita del padre Antonio, decano e personaggio immenso dell'omeopatia italiana, ha fondato insieme al fratello Paolo, un'altra persona stupenda, chirurgo di fama internazionale, il Museo dell'Omeopatia in Piazza Navona a Roma. Il museo conserva materiale di rilevante interesse storico, tra cui documenti e memorabilia, la collezione Truss and Case, che sono oltre 100 esemplari tra l'Ottocento e il Novecento, la collezione Filatelia e Omeopatia molto completa e anche Numismatica Omeopatia. E oltre 5.000 volumi e riviste di tema omeopatico. Ricordo tra le ultime importanti acquisizioni del museo il ritratto di Hahnemann fatto dalla sua seconda moglie, Melanie Dervigny Goyer, un reperto di grandissimo pregio e importanza. I suoi poliedrici interessi non si fermano a quanto detto, perché dal 2006 al 2012 ha organizzato con grande successo ogni anno la manifestazione Omeopatia in Note, dove si sono alternate le opere di grandissimi musicisti come Clara Schumann, Paganini, Chopin, a cui lui ha alternato il racconto dei loro rapporti con la medicina omeopatica. Il 25 settembre del 2019 a Sorrento ha avuto incarico dalla comunità omeopatica di tenere l'opening lecture del 74° Congresso Mondiale della Liga Medicorum Omeopatica Internationalis. Per completare con i suoi interessi, oltre a una passione molto competente per la musica classica che gli invidio tantissimo, è anche uno schermidore di grande livello. Infatti, nella specialità della sciabola, porta regolarmente a casa medaglie, spesso d'oro, nei mondiali master in cui veste la maglia della nostra nazionale. Il tema del suo intervento di oggi è l'omeopatia nella storia delle epidemie. Dalla scarlattina del 1802 alla spagnola del 1918, passando per le grandi epidemie di colera del XIX secolo, in cui l'omeopatia si guadagnò sul campo la sua fama di metodo terapeutico efficace. Caro Francesco, a te la parola. Oggi noi parleremo di epidemos e homeoios pathos, ovvero io sto facendo un discorso di semantica. Perché è importante? Perché vedremo come la maniera di poterci rivolgere al paziente, in effetti, se la usiamo attraverso la semantica, completiamo il discorso omeopatico. Tant'è vero che infatti questo testo che benignamente mi ha presentato Peppino, vivere come persona vuol dire che l'omeopatia è qualcosa di molto di più che oltre una prescrizione, ma è proprio una maniera di vedere, un modo di pensare che ci fanno vedere l'altro, il mondo intorno a noi in un'altra maniera. Voglio fare un passo indietro. In filosofia si chiama giro lungo, e il giro lungo generalmente è molto più fascinoso del giro breve perché diciamo che è più panoramico, si impara di più da un giro lungo, mentre il giro breve è troppo immediato. Noi in omeopatia, quando abbiamo un paziente davanti, dobbiamo sempre spenderci nel suo dove, per cui in effetti facciamo sempre, costantemente, o dovremmo fare costantemente un giro lungo. Parliamo di semantica. Vi confesso che anni addietro, quando l'Europa attaccò la Grecia in qualche maniera economicamente,
io pensai a una specie di autofagia, cioè si stava mangiando da sola. Perché? Perché a parte Europa, che viene dal mito greco, ma soprattutto tutte le parole che noi usiamo generalmente sono greche. Immaginate, pensiamo a quelle che appunto avvengono in quell'epoca economica. Crisis. Crisis è il puntamento dell'arco, è il momento in cui io devo capire cosa devo fare. Il default viene da fallein, vuol dire fare lo sgambetto. Spread, di cui sentiamo tanto ma parlare, viene da sperein, che vuol dire seminare. Quindi immaginate che noi stiamo parlando greco. E iniziamo proprio con questo epidemos. Che cos'è l'epidemos? Vuol dire che è nel popolo. È un qualche cosa che è nel popolo, che può avvicinarlo ad un qualche altra cosa e si può estendere. Per cui il termine epidemia non lo dobbiamo immaginare soltanto come un qualcosa rivolto ad una patologia, ma anche ci può essere una epidemia di fallimento, epidemia di suicidio. Cioè l'epidemia è un qualche cosa che è vicino alla persona. Poi questa, quando diventa grande, diventa pandemia. Ecco, io amo molto cercare di ragionare con le parole, perché è fondamentale, ci danno maggior senso di quello che noi dobbiamo poter capire. Dando per scontato questo discorso, iniziamo a parlare dei nostri argomenti che ci interessano. Quella che Hahnemann descrive in un testo del 1808, è quando parla della scarlattina, in realtà lui si riferisce ad un qualcosa di una epidemia, di un qualcosa di nuovo che si era creato nel 1800 in Germania. In realtà Hahnemann in questo testo ci parla di un qualcosa che era soltanto una novità, come appariva questa scarlattina, che era già presente dal 1600. E fa infatti un'analisi della scarlattina e stabilisce poi come la terapia debba essere la bella donna. Hahnemann preparava questo rimedio, generalmente usava intorno alla trentesima hahnemanniana, poi dopo averlo preparato lo spediva. E devo dire, dal momento che non era vissuto molto riccamente nella sua esistenza, e pretendeva prima di essere pagato, quando riceveva questo, quando mandava questo rimedio, invitando addirittura quelli che gli scrivevano a non ripagarlo con biglietti della lotteria, perché all'epoca si poteva usare di inviare un biglietto pensando che potesse questo far vincere al posto del denaro. L'argomento è interessante per quale motivo? Perché Hahnemann ebbe una grandissima amicizia con Ufeland. Ufeland, voi lo sapete, è questo medico molto importante, che era il medico sia di Goethe che di Schiller, ed era il figlio e il nipote del medico di Weimar, professore a Jena, poi professore a Berlino. Ha con Hahnemann una frequentazione estremamente importante, molto affettuosa, nel senso che hanno scambi epistolari, scambi di scritti. E tutto funziona perfettamente bene, anche perché entrambi, tra l'altro, cosa importantissima nella vita di Hahnemann, appartenevano ad una loggia massonica abbastanza amica, fino a che Hahnemann non si radicalizza troppo nella sua posizione omeopatica, incominciando a dire che l'omeopatia può curare tutto. Il vitalista Ufeland non accetta questo discorso e praticamente attacca Hahnemann a varie riprese su vari testi, addirittura con un testo che si chiama proprio Omeopatia, dove va a vedere quali sono, secondo lui, i limiti che ha l'omeopatia, che secondo lui cura soltanto il sintomo e non la malattia. Hahnemann ovviamente non sta a tutto quanto questo e riattacca Ufeland nel 1831, e poi lo farà successivamente dalla quinta edizione dell'organo in tutte le altre, nella quinta e poi nella sesta, dove attacca Ufeland su che cosa? Attacca Ufeland quando si parla di colera. Ed ecco che lentamente arriviamo alla seconda epidemia. Perché? Perché mentre Ufeland ritiene che sia puramente un miasma, Hahnemann, che è veramente geniale, dice che a provocare il colera sono dei piccoli animaletti che sono dentro di noi. Pensate, intuisce il microbo, intuisce che c'è qualche cosa di esterno, cosa che assolutamente lui nella prima parte della sua esistenza aveva sempre negato, che una patologia potesse essere esterna, ma che veniva da uno squilibrio interno della nostra energia. Lui addirittura ammette che ci possono essere degli animaletti che danno una patologia. Dovremmo aspettare Koch
dovremmo aspettare Pasteur per arrivare a questa scoperta. Ma Hahnemann fa questa grande intuizione. Ed ecco, arriviamo alla seconda seconda epidemia. Devo dire che quella del colera era un qualche cosa che un po' come oggi vediamo, poi ci arriveremo a questo nostro coronavirus, era un qualche cosa che colpiva il mondo da parecchio tempo. Ed era questa malattia che veniva dal Gange, raccontavano. E colpisce l'Italia, quella che ci riguarda a noi, poi lo vedremo meglio anche parlando pure di quello che succede per tutta Europa, colpisce l'Italia intorno al 1800, una delle tante epidemie, intorno al 1830. C'era stato qualche cosa prima di varie altre epidemie per tutta Europa, per cui in un'epoca particolare in cui Hahnemann aveva avuto dei grandi dissidi con l'Austria, l'omeopatia nel 1819 era stata eliminata dal territorio di Asburgo. E tutto era avvenuto particolarmente perché Hahnemann aveva attaccato fortemente i medici austriaci che avevano, secondo lui, ucciso l'imperatore facendogli più di 3 salassi al giorno e quindi essendo completamente contrario Hahnemann al metodo di Brusset. Anche se Hahnemann all'inizio della sua esistenza accettava qualche salasso, però purché fosse fatto con moderazione. Questo costò ad Hahnemann l'essere eliminato in pratica da quello che poteva essere l'Austria. Quando Hahnemann era arrivato per la prima volta a Vienna, nell'ospedale della Misericordia, sotto il professor Kvarin, che era il medico dell'imperatrice, aveva visto come i chierici erano vicino ai medici, vicino ai pazienti, e proprio la loro presenza aiutava estremamente la possibilità di poter curare maggiormente il paziente. Ecco, uno di questi chierici, Weit, diventa l'abate della cattedrale di Santo Stefano a Vienna. E quando ci fu un'epidemia di colera, proprio disse dal pulpito della cattedrale: fate tornare l'omeopatia e Hahnemann, perché sennò qui moriamo tutti. E Hahnemann in qualche maniera ebbe la possibilità indirettamente di poter riintrodurre e riportare il suo pensiero in Austria. Ma torniamo di nuovo al colera. Quando il colera arriva, è certamente un momento magico per l'omeopatia, perché l'omeopatia deve poter dimostrare quello che vale. È un po' quello che non ci fanno fare oggi quando si parla di coronavirus. Però in pratica in quell'epoca non c'erano molte altre alternative e l'omeopatia aveva una sua ragione, anche perché la medicina dell'epoca era molto vicina a quella del malato immaginario di Molière, oppure era una medicina, se vogliamo vedere, per espulsione, cioè c'erano i salasti, c'erano le purghe, c'era tutto quello, c'erano i vescicanti, cioè si buttava fuori. All'omeopatia invece ha un concetto completamente ma diverso, vuole vedere la persona. Il colera veniva considerato allora in una maniera molto particolare, perché veniva considerato come un qualche cosa che non veniva, secondo alcuni, dai draghi, per altri ma veniva da strani miasmi, per altri veniva dall'aria, forse ci si avvicinavano di più quelli che parlavano di aria mefitica. Ma Hahnemann, come ripeto, intuisce questo principio dell'idea che ci possono essere dei batteri che possono dare una sorta di patologia, e addirittura prepara, noi ne abbiamo alcuni esempi nel museo, c'erano delle trusse per il colera che contenevano determinati rimedi che erano i più frequenti che venivano somministrati, ovvero arsenicum, veratrum album, nux vomica, c'erano tanti. E c'erano poi dei bandi che venivano scritti dati o nelle farmacie che cominciavano a preparare i prodotti omeopatici, o dei piccoli libelli che uscivano su riviste, dove i medici omeopatici raccontavano la terapia del colera. E Hahnemann, in una di queste, proprio che è un testo del 1831, parla del colera, poi ne farà un altro nello stesso anno, ma sempre sull'argomento colera, che in quell'epoca era particolarmente invasivo. Molti anni fa scrisse un testo che si chiamava 1837, Roma, colera, omeopatia e altre storie, con Marcello Teodonio, che è uno storico di Belli, e facemmo una toponomastica del colera. Per quale motivo? Noi abbiamo dei documenti che i vari denigratori dell'omeopatia
se venissero a vedere al museo forse come minimo si creerebbe un qualche dubbio, che sono dei piccoli giornali che si chiamano Vacanze e Rimpiazzi, che sono dei giornalini di medicina dove veniva descritto cosa succedeva in ogni singola parte della città. E a Roma era indicato proprio addirittura, non so, Maria Rossi, via della luce, Nux Vomica, guarita in 3 giorni. Paolo Verdi, via della Lupara, Veratrum Album, guarito in 4 giorni, come anche i deceduti, perché chiaramente c'erano anche quelli. Ma la percentuale di risultato dell'omeopatia era altissima, nel senso che addirittura nella stessa colera che si diffondeva per tutta quanta Europa, veniva preso proprio, ad esempio, cosa avvenivano in alcune, in alcuni posti, in alcune università, sia russe che tedesche che francesi, dove la cura del colera, omeopatia versus colera, il 90% di guarigione contro il 10% di morte, assolutamente l'opposto di quello che veniva con la medicina accademica. Io presi una carta del 1837 e creai una specie di toponomastica con tutte le vie e tutte le persone che si erano curate con l'omeopatia, facendo come una mappatura del colera morbus a Roma. È il colera del 1837, quello famoso napoletano dove muore l'amico di Leopardi, mentre Leopardi, come sapete, non muore per colera, ma muore perché aveva mangiato delle paste alla crema di cui era particolarmente ghiotto. In tutti i modi a Roma c'è un interesse particolare nel Vaticano, perché vari papi che si erano interessati all'omeopatia, a quell'epoca parliamo di Gregorio, il Papa di Belli, dà l'autorizzazione a un certo Monsignor Canali di poter fare 2 ospedali cosiddetti omeopatici, come si diceva allora. E vengono regolamentate tutte le zone, vengono regolamentati i posti dove si devono preparare questi ospedali, e praticamente, però, come sempre avviene in Italia, finisce prima il colera degli ospedali stessi, che fossero preparati. E certo è che l'omeopatia aveva già avuto un peso, perché addirittura nella piccola isoletta tiberina, dove adesso c'è l'ospedale Fate Bene Fratelli, un certo frate Francesco aveva avuto l'incarico dal Papa di poter preparare i prodotti omeopatici. Come avviene oggi, così avveniva allora, i farmacisti, che sono i nostri big pharma di oggi, all'epoca, si buttano contro l'omeopatia, perché i medici omeopatici in realtà preparavano loro questi rimedi e li distribuivano direttamente ai pazienti. Per cui viene fatta una specie di compromesso in cui possono i vari sacerdoti, soprattutto i gesuiti, preparare rimedi omeopatici, però lontano dalle farmacie, in condizioni molto particolari, e tutti quanti i vari rimedi che vengono preparati dai medici devono passare attraverso le farmacie. Questo, diciamo, è tutto un qualche cosa che succede intorno al colera, intorno ad un qualche cosa, ma che sta avvenendo in quel determinato momento. E poi il colera passa, e come voi avete ormai letto, perché siamo imbevuti di queste notizie dalla mattina alla sera, vediamo che circa ogni 100 anni noi abbiamo un'epidemia. Abbiamo avuto quella dei Promessi Sposi nel 700, abbiamo avuto poi quella del colera nell'800, circa sempre intorno agli anni 20-30, e poi parleremo adesso della spagnola. Chiaramente la più famosa delle epidemie è stata quella che c'era stata all'epoca di Boccaccio, quando vi ricordate che i vari giovani si misero sulla collina di Fiesole per scappare dall'epidemia a Firenze, e venne fuori questo Decamerone con le varie novelle raccontate. Tutte le epidemie generalmente non è che vengono sempre con delle conseguenze positive o negative, certamente hanno sempre conseguenze. Quella di Boccaccio fu un'epidemia molto importante, perché ebbe una conseguenza positiva: la nascita del Rinascimento, ovvero le classi basse erano morte purtroppo per avere più promiscuità e più contatto con la patologia, ma lì parliamo di qualcosa che veniva dalla peste, quindi erano pulci e topi. Qui invece parliamo di un virus, poi mano a mano che ci stiamo avvicinando a noi, le ultime 2 epidemie, cioè la spagnola e il Covid. E praticamente però nacque il Rinascimento, perché le classi che erano superiori alle classi basse dovettero prendere il loro posto, e chiaramente fecero
qualche maniera meglio e più abilmente, e ci fu questo movimento che portò poi al Rinascimento italiano ed europeo. Non la stessa cosa avvenne con la spagnola. E purtroppo dopo la spagnola, di cui adesso parliamo, negli anni 20 incominciano poi a nascere le varie dittature per tutta Europa, e la spagnola poi è quella che porterà ad una grande crisi economica che poi sarà la grande madre che porterà alla Seconda Guerra Mondiale. Non sappiamo molto di quando è nata la spagnola. Allora, è quello che è sicuro, come voi sapete, che non c'entra niente la Spagna. Cioè la Spagna era in un periodo di guerra che c'era tra le triplici intese, le triplici alleanze, tra i due schieramenti. In pratica era un qualche cosa che aveva il vantaggio di non avere la censura. Quindi, non essendoci una censura militare, perché la Spagna non era in conflitto, era neutra, noi abbiamo tutte le notizie dalla Spagna e quindi abbiamo più lavori dell'epoca contemporanei sulla spagnola di qualsiasi altra nazione. Addirittura nel nostro museo abbiamo due trusts del dottor Carral, che era un medico che curò la spagnola proprio a Barcellona, soprattutto negli ospedali pediatrici. Ma vediamo un istante, cominciamo a vedere un po' l'origine di questa spagnola. Onestamente non si sa molto bene quando si è cominciata. C'è chi dice addirittura che ci sia stato qualche cosa nel 1817. In realtà abbiamo delle notizie molto più importanti invece intorno al 1800, addirittura si dice prima del 17, ma le prime notizie vengono da Kansas, vengono dagli Stati Uniti, dove sembra che un cuoco cinese, purtroppo quasi tutte le epidemie vengono da quella parte, lavorando a Fort Greely, il 4 marzo questo cuoco si ammala e nel giro di brevissimo tempo si cominciano ad ammalare moltissimi soldati che erano pronti a poter andare a combattere la prima guerra mondiale in Europa. L'arrivo di questi soldati poi in Francia porterà a Etappe, nell'ospedale di Etappe, nel 1918, un aumento di grandi casi che andranno ad evolversi fino al 1920, con varie ondate. Un po' quello che si sospetta che possa avvenire per questo Covid, cioè iniziata verso il settembre, ha una recrudescenza, poi una caduta, poi con il caldo va a diminuire, poi si riprende e poi alla fine, dopo 2 anni, finisce da sola. Che cosa fa l'omeopatia in questo caso? Abbiamo dei dati soprattutto da alcuni lavori che vengono dagli Stati Uniti, che mi ha cortesemente fatto avere Francesco Marino, che fanno vedere come praticamente ci fossero dei risultati enormi con la medicina omeopatica e come una delle vere ragioni che avessero provocato la spagnola fosse l'uso indiscriminato di acido salicilico, cioè di aspirina. Non effetti, considerate che la medicina accademica, che ci accusa tanto di non sapere come sono le nostre diluizioni, dovrebbe avere qualche cosa un po' da dire anche dentro se stessa, perché a parte non conosce la sommazione di molte farmacodinamie quando le applica, come se fosse una sommazione di effetti negativi di bugiardini, ma soprattutto ha usato l'aspirina fino al 1971-72 senza sapere minimamente come funzionasse. Ebbene, l'aspirina fece dei danni spaventosi all'epoca, perché praticamente creò moltissime emorragie. Infatti la ragione per cui si moriva soprattutto di spagnola era un'emorragia polmonare. Si girava anche all'epoca con le mascherine, non c'erano tanti distacchi tra persona e l'altra, certo è che per indicarvi la diffusione e la potenza maggiore di fuoco che c'era, era che nel 1918, per festeggiare la vittoria della prima guerra mondiale in Italia, si uscì di casa e ci si andò ad abbracciare a Milano, e quella stessa notte soltanto 20.000 persone in una notte vennero contagiate. Era molto diverso rispetto ad oggi, perché chiaramente si stava in guerra, i medici erano al fronte, si era in una condizione economica particolarmente precaria, c'era una situazione
anche in cui non c'era una conoscenza medica come possiamo avere oggi. L'uso dei rimedi omeopatici fu particolarmente interessante perché in quell'epoca un po' si curava come uno voleva. Cioè mio padre, ma per esempio, lui prese la spagnola e il suo medico, ma di famiglia, la curò facendogli bere l'acido fenico. E mio padre guarì per la sua fibra o per l'acido fenico, non lo sappiamo. Certo è che c'era veramente un gran fai da te all'epoca. Con l'omeopatia abbiamo questi risultati, soprattutto in Spagna, a Barcellona, in quanto praticamente quello che si deve immaginare è che i casi che venivano più colpiti dalla spagnola erano soprattutto delle persone adulte e sane, mentre i casi dei bambini che c'erano quando erano gravissimi, ma i bambini e i vecchi probabilmente erano stati già immunizzati da influenze che c'erano state negli anni precedenti. E addirittura c'è chi dice che ci fosse stata un'influenza del 1889-90 che poteva avere già immunizzato, ma sono tutte teorie, perché effettivamente noi non sappiamo nulla veramente di quell'epoca, se non il numero di morti, che effettivamente fu un numero che fu superiore a quello della medicina, a quello della stessa guerra. Che cosa quello che era molto importante, che si era visto che probabilmente anche questa era una forma che era nata forse come un'infezione aviaria, che poi aveva virato ed era un H1N1, che chiaramente aveva creato un danno poi nel tessuto umano, soprattutto quando questo tessuto umano era predisposto per condizioni particolarmente di miseria, come c'era all'epoca. L'omeopatia agì molto bene, ma soprattutto i rimedi che venivano dati erano i più vari. Perché il concetto aveva agito bene l'omeopatia? Perché aveva saputo in qualche maniera curare la persona vista da un punto di vista generale, cioè da un punto di vista non secondo il singolo sintomo, ma inserendo il sintomo nell'individuo, cioè quello che normalmente deve fare la patologia. A me è capitato di curare qualche caso telefonicamente di Covid e mi è capitato di poter vedere, ad esempio, come è avvenuto in una bambina, che questa presentasse dei geloni. Pensate, è un caso abbastanza raro, ma si è presentato. E questa ragazzina sono riuscito a curarla con Fuzzadilla. Quindi praticamente quello che dà l'omeopatia è lo stesso meccanismo che ci dà la medicina accademica, però con una differenza, che mentre noi non consideriamo la patologia, ma la consideriamo a se stessa, ma la consideriamo inserita in quell'individuo. Questa è la grande differenza. Quali erano i rimedi che venivano usati in Spagna durante la spagnola? Erano soprattutto brionia, antimonio tartaricum, phosphorus, puzzatilla, veratrum, sepia, cioè i più svariati, in quanto noi dobbiamo immaginare che la mentalità che c'era giustamente omeopatica non era quella di andare a curare la patologia, ma curare l'individuo con la patologia. E questo che indiscutibilmente manca alla medicina accademica. Un altro argomento che dobbiamo prendere in considerazione parlando delle epidemie, fino ad arrivare poi al Covid e alle linee guida che sono state date in qualche maniera in India e che molti di noi, compreso me, stiamo seguendo. Un altro momento importante, secondo me, immaginare quello che successe con Korsakoff, in quanto indirettamente Korsakoff partecipa al problema epidemie. Korsakoff nasce alla fine del Settecento, 1788, e muore nel 1853, e lui praticamente vede che proprio in campi di battaglia o in crisi particolarmente gravi è molto difficile riuscire a preparare un rimedio omeopatico. E fa, come voi ma sapete, prepara in una maniera completamente diversa, il metodo korsakoviano, il rimedio omeopatico, e addirittura poi scrivendone ad Hahnemann, nel quale mi rimane notevolmente impressionato e soddisfatto. Il metodo korsakoviano come diluizione viene usato nella guerra di Crimea, viene usato in varie epidemie di tifo, per cui non dobbiamo dimenticare neanche queste, anche se noi abbiamo dati molto meno importanti, perché erano delle epidemie con numeri molto minori,
rispetto a quelli che possiamo immaginare essere stata il colera o la spagnola. È un po' quello che ora avverrà con il Covid. Le ultime linee guida che noi abbiamo del Covid, io sono d'accordissimo col fatto che il rimedio ma di base possa essere arsenicum come prevenzione, in quanto il Dipartimento di Medicina Omeopatica indiano, che ha una notevole esperienza, l'ha focalizzato, ma soprattutto con il concetto di paura. È proprio questa idea della paura che viene in questo momento, coscia in coscia, che secondo me riesce con arsenicum a dare questa forza maggiore alla nostra energia vitale, che in qualche maniera può essere ridotta, può essere assumita. Abbiamo incominciato questa nostra conversazione parlando di epidemie e parlando, come ripeto, di questa semantica. Devo dire che è molto importante lo studio delle parole in medicina omeopatica. Per quale motivo? Perché secondo me è come dobbiamo conoscere l'individuo e riuscirlo ad inserire in un suo mondo, in un suo sistema. La maniera per conoscere un individuo è conoscere la parola. La parola è importantissima perché, diciamo, tutto nasce dalla parola. Se andiamo a vedere quando nei libri sacri c'è scritto il principio era il verbo, oppure verbum caro factum est, cioè il verbo si è fatto carne, è il logos, è la parola quella che comanda. Per cui quando ho incominciato questa conversazione parlando di semantica, ho cercato di poter fare qualche cosa che potesse andare oltre il discorso, diciamo, della prescrizione singola del prodotto omeopatico o della breve storia che vi ho raccontato, ma cercare di andare a vedere come il principio omeopatico che noi abbiamo è quello di interrogarci sempre sul non come avvenga un fatto, ma perché avvenga. È chiaro che la sommatoria del come e perché mi danno poi la visione terapeutica migliore. Ma il come avvenga un fatto, che è tipico della medicina accademica, non ci soddisfa. Per noi è il perché avvenga un fatto. Quindi è come chiedersi il perché delle parole. Chiedersi il perché delle parole è quello che poi ci fa vedere il perché di quella persona che si rivolge a noi, il perché quella persona ha un momento di defaillance della sua energia vitale, che all'epoca si chiamava tale, che oggi noi abbiamo chiamato sistema immunitario, o cellule autofagiche, o killer cell helpers, oppure linfociti C. Noi l'abbiamo scomposta perché abbiamo mezzi moderni per poter vedere di più. Ma l'energia vitale rimane sempre questo qualcosa, questo caleidoscopio che sta girando e che si illumina con tante sfaccettature e che ci fa vedere questa salute che c'è nell'individuo. Salute che è data da due momenti molto particolari, quella che io chiamo la Santa Alleanza. Cioè un volersi bene, quindi la psiche, quindi mi amo e quindi posso amare, e l'automatismo del mio corpo. Questi due momenti sono quelli che fanno in modo che il medico omeopatico veda il perché avvenga un fatto. Cioè al come della diagnosi sa unire il perché avvenga un fatto. E questo perché è quello che mi sa far stabilire qual è il rimedio che io devo poter prescrivere. Che è la stessa cosa che viene fatta nelle epidemie. Noi dobbiamo immaginare perché l'epidemia è stata importante nell'omeopatia, perché ha andato a sviluppare un qualche cosa che era la visione vera dell'omeopatia nella parte acuta della sua funzione. In realtà l'omeopatia, anche se agisce fortemente bene nell'acuto, basta trovare il rimedio veramente similimum, all'omeopatia è nel cronico. Quando la forza vitale è stanca, si è ridotta, quando l'individuo ha faticato, ha perso le proprie difese, e la medicina accademica non può fare molto, perché qualunque cosa dia va ad intossicare un individuo in qualche maniera, come lo scriveva sia Ufeland che Hahnemann, quindi altera con una cosa esterna una patologia, ecco che l'omeopatia va a ripristinare nel cronico proprio la sua azione, ristudiando l'individuo, cioè andando a vedere quel dove, spendersi nel dove di quella persona. Questa è la ragione vera del perché noi dobbiamo studiare l'omeopatia vedendola inserita in quell'individuo e studiando l'ambiente in cui questo individuo vive. Nei libri di Hahnemann che noi studiamo, a parte questi fenomeni, così come quello del colera, che è un fenomeno acuto,
Noi in realtà per arrivare a capire Hahnemann dobbiamo riuscire a fare un'operazione di come, dove e quando. Cioè come nasce l'omeopatia, dove nasce l'omeopatia e quando nasce l'omeopatia. L'omeopatia nasce certamente in Germania e secondo me poteva nascere solo da un medico come Hahnemann e poteva nascere soltanto in Germania per un pensiero che c'era completamente diverso da quello dell'illuminismo, ovvero l'illuminismo francese diventa in tedesco Aufklärung e si oppone in qualche maniera a un rigorismo illuminista per entrare poi in quello che sarà l'idealismo. La domanda che si pone Voltaire, l'illuminista, che già interroga la natura e ha già dei dubbi come illuminista, che dice il medico intrattiene il malato, la natura lo cura, oppure il medico cura con rimedi che non conosce, un individuo che conosce ancora di meno, sono le due domande alle quali sembra che Hahnemann riesca a rispondere. Hahnemann infatti appartiene ad un periodo illuminista e nasce con un padre illuminista che leggeva Rousseau e glielo faceva leggere, ma vive poi in un'epoca assolutamente romantica, che è quello che gli porterà a questa investigare la natura. Investigare la natura, che è l'obiettivo, ed è nasce poi in un personaggio che poteva essere solo tedesco e solo protestante, permettetemi, perché Hahnemann vuole andare a capire e a rispondere alla domanda che lui si pone: se Dio ha messo la malattia in natura, così in natura ha messo anche la guarigione. Ecco, questa domanda che lui si pone spesso e che addirittura arriverà a fargli dire che chi non crede non può essere un medico omeopata, forse esagerando, non fa altro che prendere in considerazione come la visione che noi dobbiamo avere completa dell'essere nasca proprio attraverso la visione della natura. Nei libri di Hahnemann che noi dobbiamo andare a cercare, infatti secondo me non c'è soltanto l'organo che noi leggiamo come ultimo, ma un percorso che Hahnemann fa intellettuale per arrivare a capire completamente il suo obiettivo. Il percorso intellettuale che Hahnemann fa nasce addirittura da un libro che si chiama Esculapio sulla bilancia, un altro che lui scrive L'amico della salute, e poi fino ad arrivare alla famosa lettera che lui manda a Ufeland nel 1796. Secondo me leggere questi testi e capire il percorso che fa Hahnemann ci porta molto di più a capire l'organon. Per quale motivo? In L'amico della salute, Hahnemann, che è massone, per cui è sicuramente intriso dei principi massonici, massoneria che non è la P2, massoneria all'epoca che apparteneva al circolo degli Illuminati, per cui Goethe era massone, Schiller era massone, Ufeland, Varin, tutti quanti i grandi medici che sono rivolti vicino ad Hahnemann hanno questa sua stessa impostazione mentale. Vedono come ci sia un ordinatore assoluto che debba regolare tutto l'universo e come tutto debba essere ordinato in un qualche maniera. Nell'amico della salute, infatti, Hahnemann non parla di omeopatia ancora, perché chiaramente non l'ha presa ancora in considerazione, ma prende in considerazione come deve essere l'altezza delle finestre, l'aria, come si debba non mangiare in maniera affrettata, come non si debba vivere in uno stato promiscuo. Mette in evidenza varie cose che sono il C, quello che Heidegger avrebbe chiamato nel esserci, l'essere nell'ambiente, il C che sarebbe l'ambiente, è quello che ogni medico omeopata va a investigare cercando di capire chi è l'altro da noi. Questo dove questo individuo si perde, che sono le modalità. Allora, queste stesse modalità sono quelle che poi noi usiamo quotidianamente, che sono state usate quando ci sono state anche le epidemie, poi per andare a trovare qual era il rimedio più corretto. Hahnemann è quindi in questa visione, ma tra l'altro si sente una specie di profeta, ha dentro di sé una visione profetica, perché lui addirittura scrive in una lettera ad Ufeland di sentirsi quasi un predestinato, quasi un Lutero.
E infatti è interessante questa lettera che scrive nel 1796 a Ufaland. Tutti i testi che noi abbiamo nel museo e che voi potete assolutamente vedere, acquisire, eccetera. Lui in questo Versuch über ein neues Prinzip, cioè su un nuovo principio, lui non fa altro che andare a stabilire come tra i vari principi che c'ha la natura ce n'è uno nuovo, c'è una maniera ma di diversa di poter vedere, cioè andare a vedere la natura nel rispetto di se stessa. Ed ecco quindi che lui vede come il simile, come quel qualcosa che è naturale, che però deve avere la purezza. Infatti non ci dimentichiamo che Hahnemann, quando scrive la materia medica, scrive reine, arzeine mittelere, reine vuol dire puro. La materia medica è pura, come devono essere pure le sostanze. È un allontanamento da Paracelso. Chi pensa che Hahnemann sia paracelsiano, assolutamente no. Nel senso che Hahnemann sicuramente ha usato Paracelso. Hahnemann legge Paracelso quando va da Bruckenthal nella sua biblioteca per fare il bibliotecario prima di laurearsi, quando va a Sibiu, insomma, nella zona della Transilvania. Bruckenthal aveva 280.000 volumi. Hahnemann è sicuramente come segretario e poi con l'obiettivo di fare anche il quasi medico per la famiglia, ha la possibilità di leggere Ermete Trismegisto, ma sicuramente di leggere anche Paracelso. Legge Paracelso. Però Hahnemann ne fa una scoperta e vuole essere nuovo. Infatti neue Prinzip, nuovo. Cioè io mi allontano dal passato. Il passato non mi interessa più. Quello che ha detto Paracelso per me è soltanto un qualcosa di archeologico. Io sono andato oltre. Che cosa fa rispetto a Paracelso, infatti, di differenza per la quale si distacca? E addirittura in una intervista che lui fa quando lo vanno a visitare negli anni 30, gli chiedono espressamente, ma i suoi testi vengono da Paracelso, lui dice io non l'ho mai letto, qua secondo me animalmente, perché sicuramente l'ha letto. Ha voluto rivederlo in un'altra maniera e qui ha preferito eliminarlo. Tant'è vero che il suo amico Ufeland, tra l'altro, diceva che Paracelso era un grande ciarlatano e forse questa è una delle ragioni per cui Ufeland ed Hahnemann erano così amici fino al momento del distacco nel 1830-31. Ma lui si distacca da Paracelso per alcune visioni. Primo è quello la annessione dell'astrologia nella vita del quotidiano. Hahnemann è scienziato, quindi pensa all'astronomia, non pensa all'astrologia. Come l'altro processo dal quale lui si allontana, lui si sente chimico e non si sente alchemico, come poteva essere Paracelso. Anche se Hahnemann, per produrre alcuni rimedi, deve usare dei processi di distillazione e di calcinazione che sono assolutamente alchemici. Quindi non è che si distacca completamente dall'alchimia, ma la usa in un'altra maniera. Hahnemann è un chimico, tant'è vero che, come sapete, scopre questo suo Mercurius, che verrà detto Mercurius Solubilis e poi Mercurius Hahnemanni, che addirittura Ufeland loda nelle cose che Hahnemann ha fatto, con tutto che Hahnemann ne compie anche degli errori, perché su una rivista lui scrive di aver scoperto una nuova sostanza, poi si è visto che era soltanto borace, viene accusato di farsela pagare molto molto cara, lui chiede scusa, ridà i denari e ammette di aver sbagliato nella scoperta che poteva aver fatto. Hahnemann quindi è chimico, non è alchemico, vuole essere chimico. È chiaro che la chimica gli viene da qualche cosa di molto lontano, gli viene dallo studio che il padre forse faceva con le ceramiche e viene proprio da quello studio di come era nata la ceramica di Meissen, che nasce da un alchimista che per caso, per cercare di copiare la ceramica cinese, trova effettivamente la ceramica che poi noi oggi conosciamo. L'importanza di Hahnemann come chimico è quello che lui traduce moltissimo di chimica, tra l'altro i testi anche di Demachy, che era un famoso chimico ma dell'epoca, sulla sofisticazione del vino e dell'alcol. Tra l'altro Hahnemann farà un test proprio sul un suo testo, indica il test sull'alcol, che viene usato tutt'oggi. E secondo me questa abilità di essere chimico, oltre ad avere avuto aiuti nella massoneria, l'hanno introdotto
assolutamente nel grande mondo culturale dell'epoca. Come chimico, quando lui rinnova un principio completamente nuovo, che è quello della medicina omeopatica, non crea più scandalo, perché anzi viene visto con interesse questo personaggio che ci racconta, essendo coerente nelle sue scoperte chimiche ed essendo molto apprezzato nelle sue traduzioni, di cui parleremo poi qui ora, viene considerato interessante anche questo nuovo principio che lui sta tirando fuori, quello dell'omeopatia. Tant'è vero che molto ben prima che arrivassero gli austriaci a Napoli nel 1821, nel 1792-94 il circolo di Delfico, nella zona di Teramano, pubblicano 3 articoli di Hahnemann e di chimica. Quindi praticamente il nome Hahnemann è già noto nel 1792-94, ben prima del 1821, quando poi arriva in Italia e ufficialmente l'omeopatia con gli austriaci. Perché sono importanti le traduzioni? Le traduzioni Hahnemann ne fa moltissime, perché ne fa 23, quindi non sono poche, e traduce la maggior parte dall'inglese, uno dall'italiano, dal francese, e traduce anche libri che poi hanno un significato più apparente, come Luisa Abelardo, le lettere di Luisa Abelardo, traduce Rousseau, ma questi forse servivano soltanto per un problema economico. Le traduzioni sono in realtà per Hahnemann nuovi studi, nuovi scritti, perché ognuna delle traduzioni non è traduzione, ma è commento. Infatti, se leggiamo i commenti, è interessantissimo, perché Hahnemann ne sta prendendo come una seconda laurea, sta ristudiando costantemente. E la sua grandezza sta proprio nel mettersi costantemente alla prova, studiando sempre nuove soluzioni, partendo sempre da un principio fondamentale, che chiaramente è quello suo, che Dio, avendo messo una patologia nella natura, così nella natura ha dato la guarigione. L'altro allontanamento da Paracelso è il concetto di purezza. Mentre Paracelso crea dei composti, Hahnemann vuole il puro. Hahnemann sceglie in questo Reine, materia medica pura, la sostanza pura, sceglie per esempio le bacche, va a cercare particolarmente alcune bacche, va a cercare alcune sostanze, per cui in pratica addirittura quando lui usa la calcaria carbonica la prende dall'ostrica. Per quale motivo la prende ma dall'ostrica, quando noi potremmo avere delle altre calcaree da altre parti? Perché cerca proprio la purezza assoluta. A parte che Hahnemann la calcarea carbonica all'inizio la usava come placebo, non avendo capito ancora il suo funzionamento. Ma in pratica vuole la purezza. Quindi in pratica è un chimico, ma un chimico molto attento dalla salute altrui. E in questo è d'accordo con il vitalismo di Ufra, come già vi ho detto, che qualunque cosa venga immesso in un individuo, a meno che non sia un simile, e qua Hahnemann diventa drastico e viene attaccato da Ufeland, è qualche cosa che altera fortemente la salute di un individuo. Quindi questo concetto di purezza assoluta. Hahnemann nel suo percorso porta avanti alcuni esperimenti molto interessanti, che sono quelli dei proving. Noi senza i proving di Hahnemann e senza avere una sperimentazione sull'uomo sano, anche se la sperimentazione era stata fatta già precedentemente da altri, tipo da Sturck, a von Haller, altri avevano già sperimentato, non arriveremo al rimedio che è quello che poi noi usiamo nelle nostre singole patologie. La genialità di Hahnemann è proprio in questa autosperimentazione. Autosperimentazione che vi voglio dire che è molto interessante, che lui faceva già facendo una forma di cieco, ovvero quando sperimentava una sostanza con il suo gruppo di sperimentazione, lui ad alcuni nessuno sapeva che sostanza stava sperimentando, ad alcuni dava già un saccharum lactis, cioè praticamente il lattosio, per cui noi abbiamo in Hahnemann, che viene accusato di non essere scienza, già il primo Hahnemann ne faceva sperimentazioni pure. Faceva sperimentazioni usando il placebo che poi lui somministrava frequentissimamente. Considerate che nelle sue Kranken Journal, cioè le sue cartelle cliniche, che sono attualmente tutte presenti all'istituto di Stoccarda, di cui noi abbiamo ovviamente i testi e le copie, in questo Kranken Journal il 45%
dal 1833 al 38 di quello che Hahnemann ne somministra è placebo. Perché? Perché attende tra un rimedio ed un altro cosa avviene nell'individuo. Ovvero il placebo è l'attesa, è quel momento come in musica quando c'è la pausa che è più importante del suono, perché quella pausa mi determina il suono. Esattamente la prescrizione di questo placebo era quello che permetteva ad Hahnemann di poter avere un'attesa tra un momento e l'altro e quindi una sospensione di giudizio nei confronti del paziente, che gli permetteva poi di poter o ridare lo stesso rimedio o poterlo modificare. Hahnemann, la grande scoperta che poi fa mano a mano che sta crescendo, in quanto secondo me è un po' di considerare la vecchiaia come viene vista adesso con questo coronavirus come una sorta di vecchi noi. Io sono un vecchio perché ho 75 anni, mi considero un po' un anziano più che un vecchio, ma siamo quasi portatori di età in qualche maniera, come fosse un handicap. Questo certamente non avveniva in Hahnemann, né come non deve avvenire nessuno di noi se ha proprio questa voglia di poter vivere e avere questo fanciullino di interesse dentro di noi. Perché questo? Perché Hahnemann fino alla fine continua a sperimentare. La sua sesta edizione, da alcuni criticata perché si pensa che ci possa aver messo lo zampino Mélanie, cosa che non ritengo probabile. Mélanie ha soltanto cercato di poterla vendere opportunamente con un risultato economico. È la dimostrazione di una novità assoluta e di una costante ricerca, per cui non sappiamo come Hahnemann avrebbe curato nelle epidemie che si era visto prima, quella del colera, quando c'è stato questo ingresso della scarlattina, il tifo. Non sappiamo che diluzioni avrebbe usato. All'epoca si usavano soprattutto le trentesime, ma quello che è molto interessante è che lui invece negli ultimi anni della sua vita scopre queste 50 millesimali. 50 millesimali che sono, voi sapete che mentre prima veniva diluito in acqua, si diluisce in alcol. Quindi quasi spiritualizza sempre di più, rende più, vuole andare sempre più all'essenza della persona, a capire esattamente la persona. E la maniera di poter prescrivere è assolutamente strana, è nel senso che molte volte passa da una trentesima a una duecentesima, molte volte fa il contrario, continua a sperimentare fino alla fine. Questo è il fascino di Hahnemann, è quello che noi dobbiamo andare a leggere in lui come veramente importante della lezione che lui ci sta continuando a dare. Leggere l'Organon è un'esperienza, secondo me, che tutti debbono fare, ma più che leggerlo va veramente meditato. Cioè nel senso che ogni paragrafo va letto con quell'idea un po' di semantica, come vi avevo detto all'inizio. È chiaro che tutto questo che sto dicendo rientra sempre in un discorso molto importante che come il medico omeopatico debba essere prima medico e poi omeopata. Questo è fondamentale per quale motivo? Perché io devo saper pure una diagnosi e devo poter, secondo me, fare in modo di poter curare quell'individuo in quel determinato momento con la terapia migliore per lui in quel momento. Ovvero all'omeopatia è una conoscenza, non deve diventare un dogma. L'errore di renderla dogmatica è quella che poi ci può far creare dei danni enormi alla medicina omeopatica stessa, che può perdere di credibilità. All'omeopatia è un momento della nostra esistenza in cui noi viviamo noi stessi inseriti rispetto agli altri, e quello che io nel mio testo, questo vivere come persona, io cercherò di, ho cercato di dire, e spero sinceramente poi di poter affermare a chi l'avrà acquistato, ma non per la vendita, perché i libri non si scrivono per essere venduti, i libri si scrivono per poter dare delle proprie idee, poter trasmettere delle idee e condividerle insieme ad altri. E quello vorrà dire che poter scrivere con un autografo, vuol dire che tutto questo momento di clausura è finito, possiamo riabbracciarci tutti quanti insieme. Quello che è importante è, io suggerisco sempre questa differenza tra il medico omeopata, il medico turista e il medico viaggiatore. Il medico turista
è quello che è un po' il medico accademico, è quello che si limita a vedere uno sguardo superficiale, si interessa ma della malattia, cioè io vado in una città, mi invito a fotografare quattro monumenti e torno indietro come con una cartolina. Il medico viaggiatore è il medico omeopata, è quello che si sperde nel dove, è quello che vuole riuscire a capire esattamente che cosa avvenga in quell'individuo in quel determinato momento. E se è vero che, come dice Heidegger, l'essere non è dicibile, perché io non posso conoscere l'esseità degli occhiali, l'occhialità dell'occhiale, così come non riesco a capire l'umidità dell'uomo e tantomeno quella persona in realtà che cosa è, ma io dell'uomo devo andare a cercare l'ente, cioè come lui e mi appare, come lui ma si svela, quello che lui mi vuole dire e mi vuole poter raccontare. Quindi noi dobbiamo essere assolutamente dei medici viaggiatori e dobbiamo avere una coscienza logica, vera, onesta, una onestà di poter essere sempre notevolmente umili davanti a noi stessi nel voler conoscere le cose. Nel mio testo, all'inizio ma del libro, cito una poesia che mio padre, che racconto spesso, chi mi conosce poi forse già l'avrò detta altre volte, ma ripetita Juventus, molte volte può essere utile, il giorno in cui mi stavo laureando. Avevo 23 anni, ero molto presuntuoso perché molto orgoglioso dell'essermi laureato ma così presto, parlavo già varie lingue, mi sentivo un qualcuno con il mondo nelle mie braccia. E mio padre mi pagò quella fotografia che io ho ancora nel mio studio, dove esco con un diploma e dove quello che era il bidello mi aveva detto prima entra e poi uscendo mi ha detto prego dottore per ricevere una mancia, e mio padre davanti a questo momento di grande orgoglio mi recitò questa poesia che è questa: quando gli anni e l'esperienza ti avranno dato la sapienza, dottorin che sai di culla, direi sempre io non so nulla. Ecco, questa poesia che all'epoca mi colpì come una pugnalata, in realtà è quella che io sto ripetendo a voi, ma soprattutto che ripeto a me stesso, quando forse con troppa presunzione per la gioia di una guarigione o per un qualche altro fenomeno, io mi esalto, mentre devo costantemente avere i piedi per terra per poter conservare quel qualche cosa che mi deve portare a poter dare veramente agli altri, come se io dissi a me stesso. Ecco, la cosa è, con questo, prima di lasciarvi a qualche domanda, se me le volete fare, alle vostre domande, ecco il dato fondamentale, che l'omeopatia deve avere in sé quel concetto di imperativo categorico che Hahnemann aveva, imperativo categorico kantiano, del volere conoscere l'altro, voler amare l'altro, essere obbligato ad amare l'altro e quindi per conseguenza somministrare all'altro, dare all'altro quello che noi daremmo a noi stessi. Ecco perché vi dico che l'omeopatia non è un dogma, ma è una conoscenza. E io devo poter dare all'altro la terapia migliore per lui in quel determinato momento, prescindendo dalle mie condizioni mentali di conoscenza. Ovvero io devo poter usare tutto, comprese le specializzazioni, considerandole come se fossero in un'orchestra che suona la nostra patologia, come se fosse uno strumento che viene fuori per fare un assolo e poi rimetterlo nell'orchestra e ritornare a un tentativo di fisiologia del corpo umano, ma fare in modo di poter usare tutti gli strumenti necessari per capire l'altro. Cioè l'omeopatia è un atto di carità. Ecco, vorrei terminare come ho iniziato, come ho fatto l'alfa, parlando di epidemos, cioè intorno nell'uomo, e homoios pathos, simile alla patologia, le due parole greche. Voglio terminare ma con un'altra che è molto importante, che è entusiasmo. Entusiasmos in greco, ma vuol dire l'ingresso di Dio. Ecco, noi dobbiamo immaginarci questo ingresso della divinità verso di noi, anche se non si è credente, ma immaginiamo che si debba amare l'altro. Questo ingresso di Dio vuol dire amare l'altro e vederlo come noi stessi. Solo in questa maniera riusciremo a fare quello che Hahnemann scrive alla fine dei suoi testi, quando alla fine della giornata, comportandosi in una certa maniera, amando l'altro, amando Dio, rispettando se stessi, alla fine della giornata si è tre volte lieti. Ecco, io vi ringrazio. Se ci sono domande, sono qui.
Sì, ci sono, ce ne sono diverse. Allora, innanzitutto c'è una domanda che riguarda Napoli. Diciamo un po', diciamo, non sono riuscito a vedere l'autore, però la domanda ci parla, diciamo, uno, se potevi dire qualcosa in più sull'epidemia di colera, sì, e parlare allo stesso tempo anche dell'episodio della sperimentazione della Trinità, dell'ospedale della Trinità, in cui vengono avvelenati, certo, i pazienti. Certo. Allora, l'omeopatia a Napoli compare in realtà nel 1802, nel senso che c'è un articolo sull'Osservatorio di Napoli, una rivista dove si parla della bella donna, e quindi si parla di quella terapia che Hahnemann aveva dato per la scarlattina. Quindi l'omeopatia non è una novità. Tra l'altro, l'abilità dei Borboni era che loro già usavano la vaccinazione di Jenner, che è del 1796, quindi contemporanea alla lettera di Ufeland, Über eine neue Prinzip. E in questa, e Hahnemann stesso nell'organo non è contrario alla vaccinazione, nel senso, ma che dice che non è omeopatia, ma è un principio di similitudine, quindi che rispetta in qualche maniera la legge dei simili. Quindi questo per fare già una premessa, come Hahnemann, come il napoletano e i Borboni fossero predisposti a questo discorso. Il colera è un momento molto importante, particolarmente a Napoli, perché vengono fatte, noi dobbiamo addirittura immaginare che vengono fatte varie sperimentazioni. Allora, la più famosa sperimentazione che viene fatta sull'omeopatia non riguarda il colera, e viene fatta da De Orazis nell'ospedale della Misericordia. Ma questo, diciamo, non riguarda l'omeopatia. Il personaggio che riguarda più fortemente l'omeopatia, a parte che tutti i medici dell'epoca si sono interessati di colera, perché tutti quanti hanno avuto un'esperienza di colera, perché non è che il colera fosse scomparso, ma riaffacciava ogni tanto. Quello che è molto importante è stato fatto quello fatto da Rocco Rubini, il quale Rocco Rubini usò particolarmente la canfora, che era usata particolarmente, che anche Hahnemann aveva consigliato. In realtà la canfora non era data proprio al rimedio omeopatico, ma era data più come un'infusione di, quindi erano delle gocce di, quindi non è che ci fosse una grande diluizione, ma la canfora si era visto che era un grandissimo preventivo. E questo, lui, è una sperimentazione che poi viene fatta con ringraziamento anche da vari militari. Quasi vengono fatte tutte queste sperimentazioni sempre in ambito militare, perché quando si passa in ambito civile, l'Accademia si inserisce dentro e fa in modo che il medico omeopatico che all'epoca sperimentava venisse eliminato. Questo avviene per l'ospedale della Misericordia, per gli altri ospedali, viene da Tripi, in Sicilia, viene con Rocco Rubini, che addirittura viene incriminato. Quindi, diciamo, dove l'Accademia può entrare, appena vede che l'omeopatia funziona, l'elimina subito. Quindi le sperimentazioni che noi abbiamo, che ci danno una notevole certezza, sono soprattutto quelle che Rocco Rubini fa nelle colera con una compagnia di militari, dove addirittura il colonnello, ma comandante, racconta i fatti avvenuti parlando di percentuali, tutte cose che potete togliere, trovare in tutti quanti i vari testi, dove si vede proprio l'utilizzazione del colera nell'omeopatia a Napoli. E devo dire che l'artefice forse più importante è proprio Rocco Rubini. Scusate, ecco qua. Un'altra domanda, anche qua, diciamo, c'è scritto Onda Amica sul profilo, quindi Onda Amica ci chiede se l'organo, anzi afferma, l'organo giustamente va letto e meditato, quale traduzione suggerisci? Ma io ne ho molte. Io devo dire, per una questione anche di affettività, ho quello con scritto, con gli appunti commentati di mio padre. Quindi io mi leggo quello di Riccamboni e ce l'ho con vari appunti di mio padre, che addirittura forse un giorno potrebbe essere anche interessante fotografare e poterli rimettere quasi ma pubblicarli. Vi farò vedere, se verrete al Museo dell'Omeopatia, tutti gli organon che posseggo,
che sono sei, abbiamo tutte le prime edizioni, compresa la prima edizione Mandelorgano, che è rarissima, ormai ce ne sono credo due o tre in tutto quanto il mondo, noi ne abbiamo una. Ma quello che è molto interessante ho in Specimen, la prima edizione Mandelorgano corretta da Hahnemann per fare la seconda. Quindi Hahnemann corregge costantemente, in quanto il pensiero suo è costantemente ma presente. Immaginate che l'organo, per raccontarvi un qualche cosa di interessante, quando esce 1810, Hahnemann deve scrivere nel 1811 già una difesa dell'organo, la fa scrivere forse il figlio Friedrich, ma in realtà la scrive lui, perché l'organo viene immediatamente attaccato. E la mia ragione ma di attacco, la mia interpretazione di questo attacco è nel primo paragrafo, quando Hahnemann dice che compito unico e fondamentale ma del medico è rendere sano il malato, ovvero, come si dice, guarirlo. È tutto semplice, tutto quanto accettato da tutti quanti, ma la parola fondamentale è che c'è malato e non malattia. Allora questo pensare all'individuo e non alla malattia è un rovesciamento completamente di epistemologia, è un rovesciamento di quello che può essere anche all'epoca il concetto di statistica, e quindi fare in modo che la statistica venga usata come mezzo ma non come fine. Quindi in pratica l'uso del malato e non della malattia sono quello che ci portano automaticamente a poter pensare all'uomo visto nella sua interezza. Bene, Francesco, ecco sei tornato, non vedevamo più il video. Adesso brevemente ti voleva fare una domanda direttamente, gli diamo la parola volentieri, a Pietro Gulia. Pietro, in basso a sinistra c'è il microfono, devi abilitare il microfono, oppure ecco te l'hanno abilitato da qua. Per tutti quanti, Pietro Gulia è il vicepresidente per l'Italia della Liga Mondiale dell'Omeopatia. Prego Pietro. Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie a Giuseppe Spinelli e Aurelio Rocco per questa splendida iniziativa, e grazie al professor Negro che non ci ha stupito ma ha confermato la sua profonda cultura omeopatica. No, la mia non è una domanda, sono alcune osservazioni, poi se sarà troppo lungo mi interromperete al momento giusto. Mi collego a qualcosa che Francesco Negro ha detto nella sua presentazione, quando, se ho ben capito, diceva appunto la medicina omeopatica è soprattutto una medicina delle patologie croniche. Io sono perfettamente d'accordo e mi permetto di citare la definizione ufficiale di medicina omeopatica e poi la collego anche a questa epidemia. La definizione ufficiale è quella della Liga. Medicina omeopatica è una metodologia clinica terapeutica che tende a rafforzare lo stato di salute generale del singolo individuo mediante la somministrazione di farmaci medicinali sperimentati, somministrati in dose diluite e dinamizzata, dopo aver strettamente individualizzato il singolo caso clinico. Ma mi fermerei alla prima frase: metodologia clinico-terapeutica che mira al rafforzamento dello stato generale. E qui la collego alle osservazioni che stiamo facendo un po' in questo periodo epidemico. Io non ho avuto casi di Covid, ho curato sei persone, e di questi sei forse due erano Covid, vista l'evoluzione dei sintomi. Qual è la caratteristica? Dei quattro, probabilmente non Covid, sono guariti nel giro di 48 ore, ma sono quattro pazienti che sono costantemente in cura omeopatica da 25 o 40 anni, la più anziana. Quindi persone in cui il rafforzamento dello stato generale, il fatto che ci si curi solo omeopaticamente, senza interferenze di farmaci chimici, permette di avere una reattività individuale molto maggiore, permette di far venire fuori anche in caso acuto dei sintomi netti, e questo facilita anche il compito del medico, che può dargli immediatamente il rimedio esatto. I due casi che sospetto invece di Covid sono due persone che si curano ogni tanto omeopaticamente quando hanno una patologia acuta,
non fanno un trattamento cronico, come diremo noi, antimiasmatico, e che hanno avuto più di qualche difficoltà a superare questa condizione. Quindi diciamo, direi che appunto lo scopo della medicina omeopatica è quello di un rafforzamento dello stato generale dell'individuo e a livello fisico e a livello anche psicologico, come Hahnemann ci ricorda nel paragrafo 9. Seconda osservazione che vorrei fare, ovviamente senza nessuna capacità di confronto con l'enorme cultura di Francesco Negro, sono sempre stato convinto che Hahnemann fosse profondamente illuminista. Direi che tutta la sua opera è caratterizzata da tre punti fondamentali: un paziente sperimentalismo, una forte disciplina intellettuale, un rigore metodologico, e direi che queste sono un po' tre caratteristiche, se vogliamo, del metodo scientifico e anche un po' del pensiero illuministico. E lui ce lo ricorda in tanti suoi scritti, ecco, mentre Francesco parlava sono andato a prendere le malattie croniche e qui leggiamo tante cose che Hahnemann dice nella prefazione alla prima edizione Malattie croniche. Dice: dopo infinite sperimentazioni ho dimostrato l'efficacia delle dosi altamente diluite e dinamizzate. Nella prefazione al quarto volume delle Malattie croniche ci dice: nostro unico dovere consiste nel guarire la globalità dei sintomi e non farci belle con spiegazioni astratte senza però guarire i pazienti. Questo è un altro punto importante anche rispetto all'epidemia attuale. Ho sentito molte dotte in queste settimane, dotte dissertazioni su tentativi di spiegazione dei meccanismi d'azione del virus o di eventuali rimedi omeopatici. Sono cose che a noi omeopatici interessano, ma fino a un certo punto. L'omeopatia si differenzia dalla medicina convenzionale perché ha un'arma in più con cui può guarire i pazienti. Cioè la nostra arma è la capacità di dimostrare clinicamente che possiamo guarire i pazienti. In questa epidemia forse non ci stiamo riuscendo perché abbiamo un numero limitato di osservazioni cliniche. E anche qui osservazioni cliniche significa, come ci ricorda Hahnemann, che il medico vede, sente e rileva con i suoi sensi, cioè deve aver visto, toccato, annusato il suo paziente. Purtroppo stiamo curando telefonicamente e questa è una limitazione terrificante alla nostra possibilità e clinica di efficacia e anche di documentazione dei nostri casi clinici. Pietro, scusami. Basta. No, non ti volevo interrompere perché è molto interessante quello che dici. Però abbiamo delle domande, vorrei farle. Sì. Una brevissima considerazione. Io credo che quello che hai detto tu e quello che ha detto Francesco su Hahnemann, sui suoi presupposti filosofici, Hahnemann probabilmente ha saputo creare la fusione tra idealismo, romanticismo e illuminismo. Quello che adesso forse fa la medicina sistemica, che tiene conto della scientificità ma tiene conto anche dell'interiore dell'uomo. Francesco, allora Massimo chiede, si possono fare considerazioni sul fatto che mentre nella spagnola venivano colpiti più giovani, forse per un'immunità acquisita dagli anziani, oggi invece si assiste con il Covid alla sbalorditiva immunità dei bambini oltre a un'alta morbilità degli anziani. Dovuto a un aumento delle malattie croniche? Punto interrogativo. Dunque, io volevo adesso fare una piccola cosa, proseguire Pietro, poi rispondo a questa domanda. Innanzitutto, Hahnemann è talmente moderno che quello che noi oggi chiamiamo medicina narrativa è medicina omeopatica. L'abbiamo inventata noi la medicina narrativa. La medicina narrativa non esiste. È l'anamnesi omeopatica. È la ricerca che il medico costantemente fa nel paziente. Questa è la medicina narrativa, cioè io devo essere curioso e dubbioso. Le due caratteristiche scientifiche sono la curiosità e un dubbio che purtroppo i vari individui che parlano in televisione molte volte non hanno. Infatti quando ci accusano di mancanza di plausibilità,
noi gli dovremmo dire che loro partono dal concetto di pregiudizio, vuol dire l'aver giudicato prima, e che non ha molto senso. Rispondo a questa seconda cosa. Io allora, quello che certamente avviene nel bambino è che il bambino, come sempre avviene anche in omeopatia, come voi conoscete chi si interessa di pediatria, reagisce benissimo alla medicina omeopatica, molto più rapidamente ma dell'adulto. Questo secondo me perché il bambino è, tra virgolette, più pulito. Il più pulito secondo me è che, partendo dalla testa fino ad arrivare al corpo, come voleva Hahnemann nelle malattie croniche, dove prende in considerazione la psiche, il bambino ha meno ricordi. E il ricordo è un qualche cosa che è un po' un vulnus nel nostro sistema anche immunitario, perché il cosiddetto nostro libero arbitrio è mediato da questi ricordi. Se ho avuto un problema con una signora, ogni volta che vedo una donna posso avere un problema che mi ricorda quella signora. Il bambino tutto questo ce l'ha molto di meno, e la sua memorizzazione in pratica inizia, diciamo, dai 2 anni e mezzo, 3 in poi. Poi verso il primo riconoscimento è quello degli occhi della mamma, del movimento delle labbra della mamma, quindi una prima lettura di una cosa che non è ancora parola ma ambiente, e poi a mano si va ad evolvere fino a diventare adulto con la sua personalità, che risente moltissimo dall'ambiente in cui vive. Il bambino secondo me è molto più protetto perché ha un sistema immunitario molto ma più forte. Io personalmente, e vi dico subito che non sono un no-vax, in quanto credo che il vaccino abbia salvato moltissime vite, pensiamo ma soltanto all'antipolio eccetera, ma certamente il vaccino è un principio di similitudine, anche se oggi sappiamo che ci sono le reazioni antigene e anticorpo. Ma come viene fatto mal vaccino secondo me dovrebbe essere molto complicato, ovvero ne vengono fatti troppi insieme, ne vengono fatti troppi in giovane età, ne vengono fatti tutta una serie di vari disturbi. È chiaro che un vaccino fatto ad i bambini, ma per esempio non hanno il vaccino antinfluenzale. Non sappiamo minimamente se questo aggravamento nelle persone adulte non sia un qualche cosa dovuto anche all'uso di vaccini. Ci sono alcuni lavori che parlano di questo. Questo coronavirus secondo me è un mix di varie cose della quale non si capisce ancora nulla, ma un mix di vari fattori. Sicuramente c'è un pabulum di inquinamento, la pianura padana è molto inquinata, come Wuhan era molto inquinato, c'è un problema di promiscuità, c'è un problema anche di, secondo me, di un problema di età, che potrebbe essere anche un problema addirittura dovuto a patologie preesistenti, quindi che aggravano la situazione, chiaramente questo è fondamentale, qui non sappiamo quanti sono morti di Covid o per il Covid o con il Covid, insomma facendoci gioco noi non lo sappiamo. Non sappiamo neanche delle vaccinazioni, perché effettivamente nella zona di Bergamo e Brescia ne sono state fatte moltissime. Ai bambini piccoli la vaccinazione antinfluenzale ancora non viene fatta. Allora, nella vaccinazione potrebbe esserci anche un meccanismo, paradossalmente, di iperstimolazione immunitaria, per cui l'arrivo di un virus nuovo fa in modo che questo sistema immunitario, che non è così intelligente, risponde come fuoco amico, stimolandosi, iperstimolandosi verso un qualcosa di nuovo che sta arrivando. Questo è qualche cosa che potrebbe spiegare il perché l'anziano. Il perché l'uomo rispetto alla donna può essere mai spiegato col fatto che l'uomo ha il testosterone, il quale testosterone dà una sensibilizzazione molto, molto maggiore. E il fatto del bambino, ma secondo me è proprio sta in questo discorso che lui è molto più pulito da un punto di vista immunitario. È chiaro che tutta questa manifestazione è una grandissima manifestazione, diciamo, di un'esplosione psorica che noi abbiamo. Quindi se noi vogliamo interpretare tutto quanto da un punto di vista miasmatico, dobbiamo vedere che c'è un impatto tra i tre miasmi che vanno a lottare ma tra loro, e che sono in salute, che tutti e tre li dobbiamo avere, psoriasi, e lue, ma devono essere in equilibrio, come i pistoni metti in automobile. Quando uno degli altri prevarica ma sugli altri due, nasce una patologia che un soggetto ma preparato mi può dare una
una risposta paradossale e quindi anche quella grave dell'attacco mortale. Bene, allora abbiamo un'altra domanda. Tra l'altro abbiamo risolto il problema di Onda Amica e Marco Verdone, un bravissimo veterinario omeopata che ha fatto delle cose stupende, e ti mando i saluti di Gennaro Rispoli, che è il fondatore del Museo dell'Arte Sanitaria di Napoli, agli Incurabili, quella meravigliosa farmacia, e insieme a Francesco e alla Luino ha fatto il reparto di omeopatia all'interno del museo, quindi ti manda i suoi saluti. Grazie tanto. Allora, Gianluca Pirro invece chiede, dice che un altro omeopata unicista ha criticato la scelta indiana di Arsenicum Album e propone il suo libro, scritto nel 2003, Antimonium Tartaricum, come rimedio principale per questa epidemia. Cosa ne pensi? Io personalmente, a parte che secondo me non può essere fatto con qualche cosa di così antico, perché diciamo che un libro che parla di Antimonium Tartaricum all'epoca non è attuale rispetto a quello che succede oggi. Oggi dobbiamo vedere che l'aver usato arsenicum, secondo me, a parte che ha un attacco polmonare, anche arsenicum come rimedio, ma è molto importante l'aspetto emozionale. Cioè, secondo me, dobbiamo immaginare che questo coronavirus ha colpito un mondo che viveva estremamente felice, estremamente consumistico, convinto che la globalizzazione fosse il massimo della felicità e che è stato sconvolto completamente nel suo quotidiano. Quello che noi usavamo come optional per poter comunicare, ovvero adesso gli iPad, iPhone e compagnia, io sono un disastro, sono un analfabeta informatico e poi Peppino lo sa che per collegarsi, ma con me è molto difficile perché io non riesco proprio a usare questi strumenti. Ma di fatto siamo stati costretti all'uso di uno strumento che per noi era un lusso. Adesso è una costrizione vitale per poter sopravvivere, perché pensate un istante fossimo stati ma soltanto a 30 anni fa senza cellulare, 40 anni fa senza cellulare, oggi che facciamo con il telefono? Avremmo avuto ma dei problemi enormi. Allora questo ci ha aiutato ed ha colpito un mondo che era un mondo che si considerava praticamente invincibile, fatto di happy hour, di giovani ma tatuati, di risultati di donne più o meno scollacciate, di reclame ma con spiagge tropicali, tutto è possibile, a niente è proibito. Ci siamo trovati improvvisamente in un salto di costrizione che consciamente o inconsciamente ha messo paura. Chi ha un equilibrio, quindi chi riesce a avere degli interessi, o chi ha una fede, e quello è un dono che chiaramente non si può ottenere con una spruzzata con un pediluvio di acqua santa, ma si deve coltivare. Ma chi ha tutti questi doni riesce a superare, considerandolo come un momento di prova, un momento di riflessione, un miglioramento di noi stessi. Ma chi non ha tutto questo ha la paura. Poi paura che diventa un fatto reale, perché noi ancora, nessuno di noi ha riaperto i nostri studi, ha riaperto, cioè possiamo averli un po' riaperti, ma insomma nessuno ha ripreso la nostra attività. Non sappiamo come avverrà l'economia della nostra vita futura, perché praticamente abbiamo il panico, inconscio o conscio. Io trovo che arsenicum, proprio per questo aspetto della paura, sia invece, secondo me, il rimedio corretto. Antimonium è uno dei rimedi, ma che viene dato a livello di sintomatologia. Me ne vengono consigliati moltissimi. Come ripeto, io ho curato dei miei pazienti, uno con Pulsatilla e un altro con Brionia. Tutte e due erano ma Covid positivi. Gli altri, come ha detto giustamente Pietro Puglia, non so quello che avessero, perché chiaramente non abbiamo la possibilità di poterlo vedere con una lotta più vicina. Ma in quanto l'omeopatia è stata un po' accantonata, ma da un lato diciamo anche meglio, perché essere mischiati con questi migliaia di soloni che dicono una cosa e poi si smentiscono il giorno dopo, forse è meglio. Noi continuiamo per la nostra strada. Secondo me l'omeopatia ha bisogno solo di grande pazienza, di attesa. È una medicina in qualche maniera da catacomba, però praticamente poi i cristiani delle catacombe sono quelli che hanno portato avanti il cristianesimo. Allora, c'è un'altra domanda del dottor Gaetano Arcovito, che è un amico siciliano. Ciao Gaetano, che quando hai parlato della parte storica della Sicilia, hai parlato del,
dottor Tripi, se puoi dire qualche parola in più. Beh, Tripi è un personaggio determinante nella Sicilia per quello ma che fa, perché dunque allora innanzitutto l'omeopatia arriva ma in Sicilia con il dottor Tranchina, quindi ma diciamo l'arrivo anche di Muir, che poi verrà considerato come il fondatore di tutto quello che è avvenuto in Sicilia, non è esatto, perché sono stati dei siciliani che già avevano l'omeopatia prima di lui. Muir è certamente importantissimo, e praticamente Muir è quello che organizza per primo un qualche cosa a livello di ambulatori, e quindi che saranno poi quello che Tripi, abate, ma tra l'altro, con moltissimi testi porterà avanti, facendo una sperimentazione molto simile a quella che viene fatta a Napoli, con una sperimentazione voluta sempre dai Borboni. Il Tripi ha la direzione di vari ospedali che poi gli vengono a mano chiusi, però diciamo che continua a lavorare nel suo silenzio ottenendo grandi risultati. Scrive moltissimi testi, noi li abbiamo quasi tutti quanti, ed è una figura assolutamente ma di spicco siciliana, purtroppo forse un po' troppo localizzata e non ha avuto ma quel lancio internazionale che meritava, perché i suoi scritti sono veramente molto, molto interessanti. Allora, un'altra considerazione, questo anzi un invito che ti fanno, è sempre Marco Verdone: mettere a disposizione le riflessioni a margine dell'organo del professor Antonio Negro sarebbe un dono all'umanità. Sarebbe anche utile fare un elenco ragionato di tutti i cosiddetti scritti minori di Hahnemann e dove trovarli. Tu hai detto una cosa, cioè rivolgendosi a te, una cosa importante: leggere Hahnemann a partire dai suoi primi scritti per arrivare a capire la sua evoluzione e maturazione, forse ancora in essere. Allora, io sto scrivendo questo libro che si chiama Come, Dove, Quando, dove immagino praticamente Hahnemann come un, pur accettando il fatto di essere fondamentalmente, nasce come illuminista, e accetto quello che dice Pietro, ma lui vive in ambito romantico, quindi il suo illuminismo lui lo rivede alla tedesca. Questo testo che sto scrivendo, faccio un giro lungo per arrivare agli scritti di Hahnemann, io l'ho immaginato, se voi avete presente quel quadro, che se non ve lo ricordate voi andate quando abbiamo finito ma di parlare su internet e guardatelo, un quadro molto bello di Caspar Friedrich che si chiama Il viandante nel mare di nebbia. Il viandante nel mare di nebbia è un signore di spalle con un bastone sopra che poggia su un sasso, e sotto c'è una grande nebbia. Quindi praticamente io ho immaginato che questo sia come la fatica di essere arrivato in cima a una montagna e voler conoscere e spendersi che cosa c'è dietro quella nebbia. Così inizia il mio libro. E metto a confronto, andatela a vedere, nella seconda edizione dell'organo di Hahnemann c'è per la prima volta un'incisione di Hahnemann. Nella prima edizione non c'è, nella seconda c'è, e non c'è ovviamente nella sesta. In questa seconda edizione c'è Hahnemann che ci sta guardando come se fosse un'icona greca, un'icona ortodossa. E Hahnemann ci sta guardando e ha una mano con una penna appoggiata sopra dei libri. Io ho letto come la penna di Hahnemann fosse uguale al bastone di Friedrich, e come rispetto a chi ci guarda di spalle, Friedrich, Hahnemann ci osserva perché ci vuole conoscere. Quindi in pratica ho fatto questo rapporto del viaggio che fa Hahnemann. Infatti il secondo capitolo è, oltre che il quadro, gli avevo scritto la cornice della Germania, eccetera. È un libro che ho quasi finito, quindi tra un po' uscirà. Scrivo il viaggio. Il viaggio di Hahnemann non è volutamente quella, ma che scrivo una biografia, ma è uno studio successivo di pensiero di Hahnemann. Quindi io parto dagli scritti minori, che elenco quasi tutti, fino ad arrivare agli ultimi. Non prendo in considerazione Melanie, non me ne importa niente, quindi non faccio una biografia di Hahnemann. Faccio un viaggio nel pensiero di Hahnemann, immaginando che noi Hahnemann l'abbiamo sempre visto come empirista. È verissimo che è un empirista. È verissimo, ma che Hahnemann fa delle sperimentazioni eccezionali e che praticamente già usa un criterio cartesiano e galileiano. Tant'è vero che quando fa i proving, il primo proving è su se stesso quando prende china,
è un proving, è il primo proving che noi conosciamo. Lui vede gli effetti che si ripetono dopo varie volte che lui ha ripetuto la sperimentazione, escludendo quelli che non si ripetono. Quindi in pratica fa un discorso galileiano e assolutamente cartesiano, e la ripetibilità di un fenomeno addirittura è popperiano, perché praticamente accettando il placebo accetta la possibilità che ci può essere una falsificazione. Quindi io prendo in considerazione questa volta non l'empiria di Hahnemann, che do per scontata, quanto prendo il pensiero, cioè come si evolve il pensiero di un ragazzino che parte da una tesi di laurea sulla mano, fondamentale, tesi di liceo della mano, fino ad arrivare a una tesi di laurea sul rapporto di causa-effetto, quando si laurea a Erlangen, fino ad arrivare all'Organon e all'ultima edizione dell'Organon, dove lui vede sempre più, va verso più l'assoluto, spiritualizzando. Quindi io ho tutta una progressione di sperimentazioni che Hahnemann fa, che sono particolarmente interessanti, che ho, delle quali ho quasi tutti quanti i testi, anche originali, le prime edizioni al museo, ma che in questo mio testo completamente elencato, mettendoci fondamentale le traduzioni. Perché le traduzioni che vengono generalmente dimenticate, le traduzioni non sono traduzioni, sono commenti. Tranne quella Eloisa e Abelardo, forse dedicata a se stesso, quando lui fugge da un qualche cosa, cioè fugge, c'è l'amore, diciamo, diciamo amorale di Eloisa per quest'Alberardo molto ma più vecchio, è come se fosse un'allegoria che lui fa a se stesso, immaginando che lui fugge da un qualche cosa che era la medicina accademica per entrare in un'altra medicina. Fugge ma dal vecchio per provare il nuovo. Io l'ho letto anche perché la traduce, a parte che per problemi economici, ma anche allegoricamente. Il fatto ma di quando traduce poi a Rousseau, che lo chiama a manuale per la donna, forse è un omaggio alla moglie Ioanna, che deve aver sopportato questo personaggio che certamente come carattere non doveva essere facile. Per cui nella storia che noi abbiamo, non dimentichiamoci, oltre alle opere minori, i commenti delle traduzioni, che sono importantissimi. Bene, allora Francesco, veramente grazie di cuore per averci illustrato con la tua coinvolgente e affascinante arte oratoria cosa ha fatto l'omeopatia nel corso dei secoli per la salute pubblica e individuale e di come sia veramente ampiamente titolata per dare il suo contributo nelle epidemie. Grazie a ognuno di voi che avete partecipato, per la vostra presenza che ha dato un senso a questa bellissima conversazione. Vi ricordiamo che le attività di formazione webinar di CEMON Generiamo Salute le potete trovare sia sul sito web cemon.eu, sulla pagina Facebook, sempre di CEMON Generiamo Salute, e sulla pagina cemon_formazione-eventbrite.it. Metteremo a disposizione la registrazione di questa lezione oggi. Vi chiediamo di condividerla il più possibile. Molti lo hanno scritto, hanno detto queste sono cose che bisogna far sapere, bisogna far conoscere. Le possiamo far conoscere attraverso le nostre strade social, insomma, che ognuno ormai quasi tutti abbiamo. Vi volevo lasciare con una frase che mi ha sempre molto colpito di Giorgio Israel, un matematico e filosofo della scienza che ha insegnato per lunghi anni alla Sapienza di Roma. L'unico modo di realizzare la scientificità della medicina è di tener conto che il suo oggetto sono dei soggetti, e dei soggetti considerati nella loro individualità e particolarità, portatori di una storia personale situata in modo irripetibile nello spazio e nel tempo. Buona giornata a tutti e generiamo salute tutti insieme. Francesco, grazie, se vuoi dare un saluto a tutti. Grazie di tutto. Grazie.